ma che ne facciamo di questa abbondanza? La quantità è davvero abissale, sarebbe meglio differenziare. Però tutta questa robaccia che buttiamo via, per fabbricarla ci è voluta energia. Ah, qualche volta ci penso, mio amico Lamazio. Il mondo esterno è davvero un po' pazzo. Mentre spazzo una via, oppure un viale, mi accorgo di quanto il mondo sia tribale. Vedo per terra pane, carne, polenta, verdura. Diventano di fatto solo spazzatura. La Francia dice che lo spreco alimentare è davvero un reato, non si deve più fare. Lamazio, per una fetta, 30 grammi di pane, occorrono 40 litri di acqua. Mondo cane, ma a noi non ci importa, nulla ci frega. Gettiamo appunto, tanto ci paga una strega. Guarda tesoro, che bel lavoro hanno fatto i miei netturbini, Lamazio e Scopetti, davvero bravi. Deposto tutto dentro gli scavi. Ma ora, che ne facciamo? Caro consorte, li guardo con grande disprezzo. Cattivi odori e fanno di prezzo. Ma quale sarà la loro sorte? Sarebbe meglio farci un falò. Ma sì, bruciamoli tutti, ma cosa ci cala? Raccogliamoli insieme, di tutto un po'. Su via Maritino, prendiamo una pala. Non li tocco neppur con la canna, mi stiano lontano più di una spanna. Di pure a Scopetti e sono a mazzo, li fanno un ammazzo, noi andiamo a spasso. Non ci curiamo di queste materie, abbiamo da fare cose più serie. Perché perdere tempo, sprecare energia, non preoccuparti, gettiamoli via. Non mi interessa differenziare, è proprio da ciò che sta lì a separare. Ecco qui il posto per questi rifiuti, qui ti abbandono e tanti saluti. Che modi sono questi brutto villano? Allora il mio servizio è stato vano, ho conservato la tua acqua da bere e ora mi butti e mi fai cadere. Questo luogo non è proprio un set, ma non lo vedi? Sono fatta di pezzo. Guardami bene, non sono di grano, ma di petrolio oppure metano. E poi infine, che posto è questo? Non me ne andrò via tanto presto. Se resto qua, faccio dei danni, mi sbattisco in 4.000 anni. Sono fatta di sabbia, calce e soda, ti lasciasse un corno. Sono cotta nel forno. Se mi lasci così, ti lascesse la coda, la mia pasta si forma, ma tu non ci credi, a oltre 1.000 ancora più gravi. Ed io allora, che dovrei dire? Mi hanno spiaccicata, credevo di morire. Guardate un po', sembra una sardina, lo credereste voi che è una lattina? A chi mi ha gettato, gli venga la pipite, ma non sa che derivo dalla bauxite. Un minerale dell'australiano deserto, estratto con fatica, a cielo aperto. Peso 20 grammi e mi hai presa a calci, ti venissero corna come le alci. Siamo preziosi contenitori, per un chilo di noi tanti kilowattori. Ed io, che sono tanto finante, devo essere raccolta con tutte quante. Ed insieme alle mie care amiche ora sarei, e non qui a raccontarvi i fatti miei. Ma state attenti ai miei componenti, metalli pesanti e soprattutto mercurio provocano danni e tutti gli ambienti. Per acqua e suolo, non sono di augurio. Brutta stregaccia, vuoi fare uno scoop? Io faccio parte di cosiddetti RUP. Se mi lasci qui, non capisci niente. Sono un generatore di corrente. Ed io sciroppo, che ben dubbio ho guarito. Mi gettano via, ma non ancora finito. Ho loro curato, mal di gore e la tosse. Mi gettano via come se nulla fosse. Posso alterare equilibri naturali. Quindi raccolti, secondo metodi speciali. Quando ero in farmacia, chi presentiva di finire in una discarica abusiva?
Discarica abusiva? E che cos'è? Non mi dice niente di buono, chissà perché. Vuol dire non autorizzata. Guarda qua, rifiuti di ogni tipo in gran quantità. Plastica, vetro, alluminio, cartone, tutto mescolato con gran confusione. Messi così, siamo rifiuti, davvero rifiutati. Nessuna speranza di venire riutilizzati. Parole sagge, amici miei. Ben trovati, amici miei. Che mi venga un colpo, e voi chi siete? Io sono un duro, fatto di ferro, calcare carbone, ma mi avete fatto spaventare. Non ci fate del male, ci volete bruciare? Non vi ho mai visti, da dove venite? Noi viviamo in un bel regno, dove tutto va pavedegno. Diritto nella nuova vita, basta muovere le dita. Insegneremo a tutti i figli di non fare più sbadigli, ma rifatto più coraggio e prezioso riciclaggio. E così facilmente risparmiamo come niente. Come diceva la mia zia, un gran fa d'energia. Mi presento e ti do ragione. Io sono il riciclone. Qualsiasi oggetto può avere usi più di un milione. E non soltanto dico che si può riutilizzare, ma quasi tutto si può ritrasformare. Non date ascolto al mago stregone, ritornate tutti in produzione. Quindi, riciclare gli imballaggi porta solo dei vantaggi. Risparmiando materia prima ed energia, come diceva bene la sua zia, potreste formarvi senza paura perché vi trovate in questa radura. E di me cosa posso dire? Facevo divertire la famiglia a non finire. Documentari, film, quiz e varietà. Gli occhi erano sempre incollati qua. Alla fine non devo andare più, andavo a sbalzi. Non ero più tv. Un brutto giorno sono andata dietro. Ed ecco come sono finita qui. Sono solo un ricevitore, eppure un trasduttore di un elettromagnetico segnale che viaggia in un canale. Contengo rame, nickel, stagno, zinco, semismontante fa di bingo. Mi hanno trattata come una serva. Ho lavato i gomiti, eppure stracci, sporchi di vino, uova e conserva, camicie, maglie e pure dei lacci. Col detersivo e pane in ammollo vengono puliti i polsini del collo. Se vuoi raggiungere maggiore efficienza, lavaggio a pioggia offre più convenienza. Certo, noi non siamo come tutti quanti. Noi siamo rifiuti ingombranti. Per smaltire noi, un millennio ci vuole. Noi non riusciamo a scioglierci al sole. Dalla pianta malincara nasce una gomma assai cara. Sempre mai la masticavano mentre fra i monti camminavano. Guarda ora che fine ho fatto. Tutto il tempo biascicata, buttata dopo sotto il letto e nel cestino poi gettata. Appena perdiamo di sapore, diventa bianco anche il colore. E così il gusto che avevamo, dopo un po' ce lo sogniamo. Ed io allora, che dovrei dire? Mi hanno lasciata dei giorni a marcire. Poi sono stata abbandonata, tutta sola in mezzo alla strada. Su di me è scivolata una donna, caviglia gonfia e strappa la gonna. I miei semplici zuccheri danno energia, glucosio, fruttosio, saccarosio, tutto via. La mia buccia è essiccata e polverizzata, toglie i metalli dall'acqua inquinata. A chi mi ha gettato faccio due rime. Non era meglio se diventavo concime? Sono la poltrona a giocare di buona. Sono ingombrante ed anche cicciona. Ci facevano i salti, i grandi e i piccini. Ora sono qui per due o tre buchini. Mi hanno lasciata vicino a un cassone. Che paura, senza manco un lampione. Chi mi ha abbandonata è davvero uno sciocco. Per fabbricarlo ci è voluto un bel ciocco. Quanta energia per far crescere un legno. Chi l'ha fatto? È un essere indegno. Che fine ho fatto? Dentro il buon ambiente. Sono tutta strappata, non valgo niente. Un tempo ero vescica di maiale ed aveva una forma irregolare. Poi una camera dall'aria adoperata, ricoperta di cuoio a strisce per mantenere la forma inalterata.
che sembravano 12 bisce, li tenevano sotto braccio, e la loro passione, ora è vero sono spiraccio. Siero sette baci a bracci, non aggettatemi fra stracci. Dimmi Tappino, cosa dio Ivo, quando mi trovavo in vetrina, la gente passava e faceva. Oh! Mi sento stracci gettato in latrina, ma la mia lana posso usare e così tornare a nuovo splendore. Mai sentito parlare di licicrane, a prato da secoli lo fan con amore. Dalla pecora, anzi dai peli del vero, mi lavorano per diventare più bello, strofinando labbra con un mio panno, e elettrizzo i corpi tutto l'anno. Quando comincia a fare scuro, ti muovi piano un po' insicuro, adesso trovi l'interruttore e la lampadina fa chiarore. Ho dato luce a tutti quanti, ho illuminato grandi e piccini. Ora il filetto ha fatto crack, ecco perché mi trovo qua. Hanno fatto un errore grossolano, non siamo mele e nemmeno padae. Non posso star qui, se no tutto è vano, devo far parte del gruppo RAE. Per andare a cercare funghi ho dentro i pantaloni lunghi, quasi l'altezza delle cosce, son dette anche galosce. Ho camminato come un cinghiale, ho sopportato il caldo e la pioggia, mi sento affranto e sto proprio male, non sono capace di reggere una goccia, ma posso essere ancora utilizzato, tagliandomi a strisce divento una fionda, così nel corso d'acqua non più abbandonato, così non deturto più la sua sponda. Non mi capisci? Non intendo! Mi hai chiesto, sei un Nintendo? Certo sono portatile e giocoso. Come dici? Sono curioso. Satisfaction! PlayStation! Satisfaction! PlayStation! Non per fare fatti tuoi. Mi presento, sono Game Boy. Come oggetto non recente. Siamo tanti nell'ambiente, io e i miei parenti, la mia, io e i miei parenti, senza separare i componenti, senza remore e paura, siamo diventati spazzatura. Sembro una piccola cosa, ma derivo dalla cellulosa, dall'albero di pioppo, leggetemi senza intoppo. L'energia chimica del legno, del sole resta pregno. Dopo avermi un po' sfogliato, lentamente mi ha strappato e così gettato via senza senso l'energia. E pensare che a 100 passi dal fiume e dal suo letto, oltre l'erba e oltre i sassi, c'era un giallo cassonetto. E non dico che che sarei potuto tornare ad essere un cartone, ma con minore energia uno scatolone. Senza di me si può sciupare frigo, frutta, uova e formaggio. Giocattoli diversi si possono spezzare, sono leggere e dutte l'imballaggio, come un pannello isolante una funzione, di trattenere calore per convenzioni, riduco a 7 il carte per la dispensione, ottimizzo l'efficienza e la gestione. Derivo da petrolio, così voi direste, non lasciatemi abbandonato e solo, ma differenziatemi nel sacco celeste, sono tutto bianco, sono polistirolo. Scusate, sono un contenitore antico, posso essere diabete, di vino o faggio. Dell'uomo sono sempre stato amico, sono resistente con scopi di imballaggio. Potreste trasformarmi in una scarpiera, ma se l'operazione non mi sembra vera, basta poco, puoi farlo anche da te. In breve tempo diventerò un tavolo da caffè. Dopo l'uso potesse fare catasta, non sono bravo a fare un 2X, sono 2 anni e tanto basta, ma se mi riciclano divento chips. Posso essere minuto di ingombrante a raccogliere pomodori, uva, insalata. Un bravo artigiano con la mano sapiente mi ha lentamente intrecciando creata. Sono di salice, a sfoldere pure di leccio, nell'acqua galleggio e vo senza spinta. Non gettatemi via, rinnovate l'intreccio. Pensate voi, ho conservato la cinta.
Mi legavano un tempo con tralci di vite. Sono indicate per raccogliere funghi, così che le spore caschino da giunti. Posso avere mille o più vite per sviluppare la pianta salice. L'energia del sole è stata nutrice. Ho delle forme stravaganti, sono di cartone assai arrugurato. Contengo 6 cellule giganti, ma perché mi ha sprecato? Riciclato andava bene, bastava giusto qualche taglio per essere maschera a carnevale. Per fabbricare una di carta tonnellata non occorre, cari miei signori, un cucchiaio di marmellata, bensì 6.700 kilowattori. E pensate alle povere galline in cova, duran fatica quando fa le uova. Mi presento, sono un accumulatore ed offro energia a tutte le ore. Mi conoscono come batteria e non abbandonatemi mai per va via. Sono formata da 6 celle in serie e non mi prendo un giorno di ferie. Fornisco una differenza di potenziale per essere minuta per niente male. In piena carica quasi ogni volta. Offro energia pari a 12,73 volt. Faccio parte di quei materiali che sono tossici e pericolosi. Se mi lasciate per strade e piombo, rilascio piombo e acidi odiosi. Quando tu ti fa un sorriso e si illumina il tuo viso, proprio tutti sono contenti, mentre mostri bocca e denti. Pensa che tu mi hai usato, arrotolato e strizzato. Ora che puoi fare il completo, ricicla bene il tuo tubetto. A seconda del colore della barra che si trova alla fine del tubetto, ti sembrerà una cosa un po' bizzarra. Lo dico per te, provo certo affetto. Barra verde sono ingredienti naturali, blu naturali e medicinali, rossa chimici e naturali, nera solo chimici e niente naturali. 100 anni fa non ce n'era neanche una di pelle a sfera. Un geniale giornalista ungherese la brevettò tutta a sue spese e nel mondo fece il giro la rivoluzionaria penna biro. Però sono un po' rammaricata, non posso essere differenziata. Sono fatta di tappo, cannuccia, dove l'inchiostro fa la cuccia. E dal serbatoio verso il puntale si spalma sulla carta senza uguale. La pallina, grazie al meccanismo a sfera, rotola sulla carta blu, rossa o nera. Dopo l'uso, per non secchiare l'inchiostro, sempre il cappuccio al suo posto. Ho cambiato il comportamento, di tanta gente non mi pento, da sola, in gruppo e in compagnia, squilla sempre qualche suoneria, foto, messaggi, video, cellulare, quasi non servo più a parlare, e quando di me sei stufa e stravolta, portami in un centro di raccolta, si sa ormai non posso star senza, trasmetto, ricevo ad una data frequenza. E quindi, non credere, mio caro signore, ho dentro un trasmettitore e ricevitore. Sono formato da plastica, vetro e metalli. Certo, chattando non mi vengono in cali, ma come dice la mia saggia zia Enza, non far fregare dalla dipendenza. State ammassati in questo lurido posto, sia nell'inverno che nel mese di agosto. Sdraiate nel fango, cemento o arena. Ve l'assicuro, non mi fate pena. Ebbene vi sta, schifosi rifiuti. Nessun al mondo vi ha più voluti. Il mio progetto io mi rivelo. Inquinare con voi il mondo intero! Il mago sprecone spreca sempre tutto, è il mago sprecone. Ci sono la moglie e Sora Manzo. Lei è tanto strana, nell'universo pazzo. Scopetti, ha la faccia di bronzo, fa spallucce e sembra un po' gonzo. Che idea malsana è il mago è venuta. Non credo, non sono sicura che sia una battuta. Il suo pensiero è assai criminale. Allontaniamolo senza farle del male. Se ci riuniamo con la nostra energia, forse riusciremo a mandarli via. Via, 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 via! Via, 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 via
Pronti? Sì. Allora, signori, vi presento il protagonista. Riccardo Segato, del Segato e So Scopetti. Vieni. Jonas Ibra e So Damazzo. Eccezionale.